Per un'eternità due mondi hanno vissuto in pace tra loro, quello umano, nato dalla luce, e quello dei demoni, nato dall'oscurità. Due millenni fa i demoni invasero il mondo dei mortali. Gli uomini erano deboli in confronto ai demoni e l'esito della guerra sembrava inevitabile. Fu allora che un demone si ribellò contro i suoi stessi simili per salvare gli umani. Da solo egli sconfisse gli eserciti dell'inferno e grazie al suo immenso potere sigillò il mondo dei demoni così che essi non potessero più uscirne. Successivamente, costui regnò nel mondo umano mantenendo la pace fino alla sua morte. Divenne una leggenda, il leggendario cavaliere oscuro, Sparda. In questo modo si apre Devil May Cry, il primo gioco della serie targata Capcom, uscito nel 2001. In questo video andremo a ripercorrere tutta la storia di Dante, narrata attraverso gli eventi dei quattro giochi principali, della serie animata e del manga, il quale purtroppo non è mai stato concluso. È importante sottolineare che non verrà preso in considerazione invece il Dante del reboot, in quanto distaccato dalla saga classica, né i media come i libri, comic e graphic novel definiti non canonici. Prima di cominciare, però, c'è da dire che la mole di informazioni e l'allontanamento del creatore di Devil May Cry, Hideki Kamiya, dopo il primo capitolo, hanno portato il nuovo team di sviluppo, guidato da Hideaki Itsuno, a creare buchi di trama piuttosto rilevanti. Noi abbiamo cercato di mettere in ordine tutte le informazioni in nostro possesso, così da fugare quanti più dubbi possibili, ma vien da sé che in un universo così grande ci saranno alcuni fatti o personaggi che non verranno menzionati, o che comunque avranno meno spessore rispetto ad altri nella narrazione. Direi quindi di cominciare. Io sono Nero Wolf e con l'aiuto di Lionblaze sono qui per raccontare tutta la storia di Devil May Cry fino ad ora. Buona visione e occhio agli spoiler. Non abbiamo certezze sull'infanzia di Dante. Si crede che egli nacque intorno al 1964 in Inghilterra, figlio dell'antico demone Sparda e dell'umana Eva. Questi due ebbero due gemelli. Uno era per l'appunto Dante e l'altro era Virgil. I due bambini, seppur gemelli, crebbero con atteggiamenti ed ideologie diverse, persino sulla propria natura da mezzo demoni. Dante era più legato alla sua metà umana, probabilmente per via dell'affezione a sua madre, mentre Virgil era più attratto dalla metà demoniaca che suo padre aveva donato loro. Virgil aveva sempre avuto l'impulso di cercare più potere, di divenire più forte, fino a superare suo padre. Qualche giorno prima dell'ottavo compleanno dei gemelli, Sparda si allontanò dalla sua famiglia, scomparendo e venendo successivamente dato per morto. I due bambini ricevettero quindi due frammenti del suo amuleto, attraverso il quale il demone aveva chiuso il portale per il mondo demoniaco e che sbloccava tutto il potere latente della Force Edge, la spada di Sparda. Lo stesso giorno dei demoni attaccarono Eva e i suoi figli. I tre fecero per scappare, ma Virgil venne separato dal gruppo, forse rapito dagli stessi demoni, mentre Eva riuscì a nascondere Dante, per poi venire brutalmente uccisa sotto lo sguardo del figlio. La morte di Eva scosse Dante nel profondo. Egli cominciò a provare un odio sconfinato per l'intera razza demoniaca, per i demoni che avevano ucciso sua madre e soprattutto per suo padre Sparda. Lui li aveva abbandonati. Lui avrebbe dovuto proteggerli. Lui apparteneva alla stessa razza di quelli che avevano ucciso sua madre. Quel giorno Dante giurò di dar la caccia ai demoni, come loro avevano fatto con lui e la sua famiglia, assicurandosi che nessuno di loro avrebbe più fatto vittime innocenti. Per lui il nome di Sparda apparteneva ad un demone qualunque, non più a suo padre. Da lì in poi si sa ben poco. L'unica informazione nota è che per molto tempo Dante si fece chiamare Tony Redgrave, vivendo in una piccola cittadina portuale di nome Morris Island, con una donna a noi sconosciuta, la quale probabilmente lo aveva adottato. Sfortunatamente, un giorno quella cittadina venne data alle fiamme da un demone che voleva il sangue di Dante per diventare più forte. Esattamente un anno prima degli eventi di Devil May Cry 3, il prequel della saga, si svolgono i fatti narrati nel manga, i quali, bene o male, chiariscono alcuni dubbi che nel videogame sorgono spontanei. Nel volume 1, ad esempio, vediamo come Virgil venne approcciato per la prima volta da un losco individuo di nome Arkham, all'interno di una biblioteca, e grazie al quale Virgil decise di recuperare l'altra metà del medaglione, quella di Dante. E fu proprio così che quest'ultimo scoprì che suo fratello Virgil era ancora vivo. Nel secondo volume, Virgil ed Arkham rompono alcuni dei sigilli che confinavano sottoterra il Team Enigru, la torre che in origine venne sotterrata da Sparda per sigillare il mondo dei demoni,
In più, i due fratelli si incontrano per la prima volta da quando vennero attaccati dai demoni 10 anni prima, scoprendo anche cosa accadde a Virgil quella fatidica notte. Il ricongiungimento non è affatto commovente dal momento che i due fratelli chiariscono fin da subito le loro intenzioni contrapposte. Combattono quindi per il controllo di entrambe le metà dell'amuleto perfetto, ma i due si eguagliano e nessuno è in grado di uccidere l'altro. Virgil riesce a sottrarre il medaglione a Dante, ma glielo riconsegna subito sostenendo di poterlo prendere quando vuole. Dopodiché entrambi vanno per la propria strada, ognuno con la propria metà dell'amuleto. È passato un anno dal suo incontro con Virgil. Dante si trova nella sua nuova agenzia ancora senza nome, durante un pomeriggio piatto e noioso, quando riceve la visita di un uomo calvo, con un occhio blu e l'altro rosso, oltre a quella che sembra un ustione che gli occupa parte della testa. Quest'uomo non si presenta, anche se noi giocatori sappiamo benissimo chi sia. È Arkham, il losco individuo che con Virgil aveva rotto il sigillo del team Enigru. Dinanzi a Dante, egli si limita a consegnare l'invito del fratello ad incontrarsi con lui. Dopodiché scaglia la scrivania dell'ufficio contro il muro e scompare nel nulla. Immediatamente Dante viene attaccato da un gruppo di demoni e fin da subito comprendiamo il carattere e la forza del figlio di Sparda, un ragazzo impertinente, sfrontato e pieno di sé, che si diverte a deridere gli avversari. This party's getting crazy. Let's rock. Egli brandisce una spada di nome Rebellion, ricordo di suo padre e simbolo del suo spirito, insieme a due pistole semiautomatiche instillate di potere demoniaco. Ebony ed Ivory. Dopo aver respinto gli assalitori che letteralmente distruggono il locale della sua nuova attività, Dante assiste all'incredibile comparsa del team Enigru. La torre si staglia in mezzo alla città come un oscuro monolito minaccioso. It's been nearly a year since we last met. Where does the time go? In cima a questo edificio vi è Virgil, che insieme ad Arkham attende pazientemente l'arrivo del fratello. Il protagonista si dirige quindi al suo interno, dove combatte orde di demoni che tentano di bloccargli il cammino, alcuni dei quali si rivelano avversari molto potenti. Fortunatamente sconfiggendoli Dante ottiene nuove armi, come Cerberus, Agni e Rudra, oppure Nevan, una sorta di chitarra che sprigiona pipistrelli su una base rock. Durante il suo cammino Dante incontra anche Jester, un demone simile ad un giullare che sembra aiutarlo per proseguire verso la cima della torre. Tuttavia l'incontro più particolare è quello con una ragazza armata di bazooka. Ella ha gli stessi occhi di Arkham e di fatto si scoprirà essere sua figlia. Questa ragazza senza nome sta cercando come Dante di raggiungere la cuspide del team Enigru, ma inizialmente si rivela scostante nei confronti del protagonista, soprattutto dopo aver capito che anche lui è un demone come quelli a cui dà la caccia. Dopo centinaia di demoni falcidiati dalla sua Rebellion, Dante raggiunge la vetta della torre e incontra finalmente Virgil. La pioggia scende instancabile sui due fratelli. Con la sua solita strafottenza, Dante sbeffeggia Virgil per la sua incapacità di organizzare feste e gli punta contro la pistola. So, this is what they call a heartwarming family reunion, eh? You got that right. Come on, man. I due figli di Sparda cominciano a combattere, da un lato Dante, in rosso e con la sua Rebellion, dall'altro Virgil, in blu, mentre impugna la sua Yamato, la stessa katana che Sparda utilizzò per sigillare le porte dell'inferno. Se Dante è lì col semplice fine di divertirsi in uno scontro col fratello, Virgil combatte per qualcosa di più. In quel turbinio di fendenti e scatti, i due fratelli si rivelano alla pari. Si fermano. La pioggia ha reso i capelli di Virgil uguali a quelli di Dante, rendendoli indistinguibili se non fosse per i loro indumenti. Virgil non comprende il fratello, il perché Dante voglia rinnegare le sue origini demoniache. Contemporaneamente lo disprezza, considerandolo un debole. Non sappiamo ancora cosa sia successo a Virgil al punto da spingerlo a cercare di diventare sempre più forte bramando la forza del padre. Le parole di Dante sono più taglienti delle due spade. Sparda è morto, e questo lo sappiamo già, ma per lui in particolar modo è Feccia, così come ora lo è il fratello più grande. In un misto di delusione e rabbia, i due scontrano le lame un'ultima volta, ma alla fine il vincitore è Virgil, che infilza Dante con la sua katana e gli dà dello sciocco. Dante cade a terra come fosse una delle tante gocce di quella pioggia incessante, mentre il fratello gli ruba il medaglione che aveva al collo. È ancora cosciente e cerca di rialzarsi, ma Virgil glielo impedisce trafiggendolo con la sua stessa Rebellion. A questo punto fa il suo ingresso Arkham, il quale chiede a Virgil se sia riuscito a tenere l'altra metà del medaglione, quella appartenente a Dante.
Unendo i due medaglioni, infatti, l'incantesimo di Sparda verrà spezzato, riaprendo completamente il varco tra il mondo umano e quello demoniaco. Non è ancora finita, però. La spada di Dante, a contatto con il sangue del suo proprietario, cambia aspetto e viene lanciata in aria. Dante si rialza e attacca il fratello con un pugno contenente tutta la sua rabbia, ma ancora una volta Virgil riesce a fermarlo con la sua spada. L'odio e la rabbia di Dante hanno risvegliato la sua parte demoniaca, quella metà che per tutta la vita egli aveva soppresso dentro di sé. Arkham intima a Virgil di proseguire per non perdere tempo, lasciando Dante ad urlare mentre assume per la prima volta la sua forma di demone, illuminata dai raggi lunari di quella notte magica. Dante si risveglia e scopre con soddisfazione di essere diventato più forte. Dopodiché si lancia dalla cima della torre verso la città sottostante, correndo sul bordo dell'edificio e sterminando i demoni alati che incontra nella sua discesa. Durante la sua corsa, però, egli viene inghiottito da una creatura enorme, il Leviatano, un mostro gigantesco che vola attorno alla torre. Al suo interno Dante distrugge i tre cuori della bestia e quando ne esce si incontra nuovamente con la ragazza senza nome, la quale lui ribattezza Lady. Tornato nell'edificio, Dante si appresta a raggiungere il centro di esso, incontrando ed uccidendo altri demoni che gli donano nuove armi ed abilità, e con l'aiuto di Jester riesce a trovare il fratello impegnato a rimuovere il sigillo della torre. Poco prima Virgil aveva apparentemente ucciso Arkham, e Lady, trovandone il cadavere, racconta che egli aveva sacrificato la moglie per ottenere potere demoniaco, rivelandoci inoltre che lei era andata in quel posto pieno di demoni proprio per ucciderlo. Well, we have something in common. I have a dysfunctional family too. Con un ultimo barlume di vita, Arkham si sveglia e rivela alla figlia di essere stato costretto da Virgil, portandola a desiderare la morte di quest'ultimo. L'intento di Virgil è quello di ottenere il potere del padre, racchiuso in forma dormiente nella sua spada, la Force Edge. Tale arma è stata sigillata nel mondo demoniaco, il cui portale venne chiuso proprio dalla torre in cui si trovano tutti. A quel punto i due fratelli hanno un altro scontro, questa volta entrambi assumono la loro forma demoniaca, impregnando il duello di un potere quasi incontrollabile. Durante il combattimento si intromette Lady, in cerca di vendetta per il padre ucciso da Virgil. È allora che Jester fa la sua comparsa dinanzi a tutti, rivelandosi in realtà Arkham. Per tutto il tempo Arkham si è mascherato da completo idiota, parole sue, per attuare il suo piano, utilizzare Virgil per ottenere il medaglione di Dante, condurlo allo scontro con il fratello così da indebolire entrambi e al tempo stesso portare Lady, in modo da utilizzare il suo sangue come elemento finale nel rituale. Ella è infatti una discendente della sacerdotessa col cui sangue Sparda sigillò il mondo demoniaco. Attivato il meccanismo, Arkham si libera dei tre con grandi abilità, mentre lui sale in cima ridendo fragorosamente. Di Virgil non c'è traccia, mentre Dante e Lady si separano per poi reincontrarsi successivamente nella biblioteca, al cui interno hanno uno scontro che viene vinto da Dante. Quest'ultimo poco dopo narra la sua storia alla ragazza, e lei in cambio le presta il suo bazooka, pregandolo di liberare suo padre. Nel frattempo Arkham ha compiuto il rituale, aprendo il collegamento con il mondo dei demoni e assorbendo il potere di Sparda grazie alla Force Edge. Dante raggiunge quindi il tetto ed entra nel mondo demoniaco, arrivando infine al cospetto di Arkham, ormai identico per aspetto a Sparda. Tuttavia, la sua incapacità di gestire quel potere lo trasforma in un blob di oscurità demoniaca che avrebbe persino sconfitto Dante se Virgil non fosse intervenuto. I due fratelli uniscono le forze, combattendo fianco a fianco per la prima volta. Nonostante il potere incontrollato di Arkham, i figli di Sparda si rivelano imbattibili. Con un ultimo attacco utilizzando le pistole di Dante, all'urlo di Jackpot, i due sparano, ed Arkham si divide dalla Force Edge cadendo dal regno demoniaco. Atterra debole davanti a Lady, che realizza in lacrime lo scopo per cui era andata lì. A questo punto non può mancare l'ennesimo scontro finale. I due fratelli hanno un ultimo duello in cima ad una cascata che precipita nel mondo dei demoni. Virgil impugna la Force Edge del padre e vuole a tutti i costi finire ciò che aveva cominciato, ottenendo l'altra metà del medaglione. Dante invece vuole evitare che il fratello faccia un errore madornale, anche a costo di ucciderlo. We are the sons of Sparta. Within each of us flows his blood. But more importantly, his soul! Come nei precedenti, anche in questo scontro Dante e Virgil non si risparmiano neanche un po'. Il duello è frenetico, i colpi sono convulsi e il ritmo di gioco è velocissimo. Fortunatamente, questa volta è Dante ad avere la meglio. In un fendente finale ferisce gravemente Virgil, il quale sul bordo del precipizio si getta nel vuoto insieme alla sua metà del medaglione, preferendo morire nel mondo che un tempo era la casa del padre.
Uscito dalla porta dell'inferno, Dante ritrova Lady che rivuole il suo bazooka. Insieme si fermano a guardare il cielo. Lady nota gli occhi lucidi di Dante e gli chiede se stia piangendo. Dante risponde che i demoni non piangono mai, al che lei controbatte dicendo che forse, da qualche parte, anche un demone può piangere quando perde una persona amata. Forse, aggiunge Dante. La scena riprende animo con i titoli di coda, che scorrono insieme ad orde di mostri che attaccano il duo. Dante vive per questo, è questo il suo scopo, uccidere demoni, proprio come aveva fatto suo padre. Eppure, nonostante tutto ciò, il suo odio nei confronti di Sparta non è ancora svanito del tutto. Successivamente, vediamo Dante con la sua attività finalmente pronta ad essere inaugurata, ed una scritta al neon luminescente con su scritto Devil May Cry. Prima della chiusura vi è un'ultima scena con Virgil. Egli sta riprendendo i sensi dopo la caduta nello scontro con Dante, quando in lontananza si avvicinano minacciosamente tre luci rosse collegate da fulmini. It'll be fun to fight with the Prince of Darkness. If my father did it, I should be able to do it too. Detto ciò, parte alla carica. Non ci è dato sapere quanto tempo sia trascorso dagli eventi del prequel. È una notte tranquilla di luna piena e una donna dai lunghi capelli biondi si trova davanti al Devil May Cry. Adesso l'agenzia è colma di trofei e cimeli appesi alle pareti dell'ufficio, prove evidenti del particolare impiego di Dante. Immediatamente la ragazza sfonda la porta a bordo di una moto. Ella sembra conoscere la storia di Dante e per testare le sue capacità lo attacca violentemente scagliandogli la moto contro, la quale viene respinta senza troppi problemi dal figlio di Sparda. Il suo nome è Trish e vuole l'aiuto di Dante per evitare che Mundus, il demone sconfitto da suo padre millenni prima, torni a minacciare il mondo degli umani. Tolti gli occhiali, Dante nota la straordinaria somiglianza con sua madre Eva. Trish conduce quindi il protagonista all'isola di Mollet, luogo nel quale è situato un portale sigillato per il mondo demoniaco nei meandri di un castello abbandonato. Qui Mundus è riuscito a trasferire parte del suo potere per attuare la sua invasione a lungo rimandata. I due personaggi si separano fin da subito per esplorare meglio l'enorme castello, le cui stanze pululano di creature demoniache di ogni genere. Fra tutte compariranno spesso decine di marionette assassine alquanto inquietanti. Oltre a Ebony ed Ivory, Dante non impugna più la sua Rebellion, sostituita con la Force Edge in forma normale. Tuttavia, poco dopo il suo arrivo a Mollet Island, egli diviene il portatore di Alastor, un'antica spada del fulmine che solo il prescelto può brandire. Dopo aver combattuto con Phantom, un ragno enorme dalla pelle di roccia e dal sangue di magma fuso, Dante si scontra più volte con un demone molto potente, noto come Nelo Angelo. Questa oscura figura sembra una sorta di cavaliere, egli non attacca mai di sorpresa, anzi, nel suo primo incontro sfida Dante a duello, rivelandosi molto più forte degli altri avversari, ed inizialmente riesce anche ad avere la meglio sul cacciatore di demoni. Tuttavia, la vista del medaglione di Dante gli provoca inspiegabilmente dolore, costringendolo a ritirarsi. Dopo aver tormentato Dante inseguendolo occasionalmente per i corridoi del castello, Phantom si scontra un'ultima volta con il protagonista, e finalmente il ragno di magma incontra la sua morte cadendo sulla statua del cavaliere all'ingresso del castello. Mentre muore, il mostro vede Dante con le fattezze del padre, comprendendo che non si tratta di un comune essere umano. Successivamente il cammino di Dante viene interrotto da un gigantesco falco col potere dei fulmini, di nome Griffon, inviato da Mundus per occuparsi dell'intruso figlio di Sparda. Dopo vari scontri, il falco gigante incontra la sua fine in un'arena dove viene ucciso dallo stesso Mundus, il quale mostra la sua presenza utilizzando i suoi tre occhi rossi, proprio come apparve dinanzi a Virgil alla fine di Devil May Cry 3. Trish raggiunge quindi Dante, il quale, disgustato da cotanta malvagità, mentre stringe l'amuleto della madre, giura che avrebbe ucciso il re dei demoni nel nome di suo padre. Successivamente fa di nuovo la sua comparsa Nelo Angelo, il demone in armatura si palesa per la terza ed ultima volta, in uno scontro che sancirà definitivamente chi sarà il miglior combattente tra i due. A man with guts and honor. I like that. But it's a shame you serve Mundus. Tuttavia, prima del combattimento, Nelo rimuove il suo elmo mostrando finalmente il volto. Occhi rossi, pelle solcata da cicatrici e capelli bianchi tirati all'insù fanno sorgere tante domande su chi egli sia in realtà, dubbi che continuano anche durante il combattimento, specialmente vedendo che egli riesce a controllare numerose spade composte da energia blu. Dopo la sconfitta del cavaliere, i dubbi svaniscono del tutto. Questi lascia cadere a terra un amuleto, la voce della madre Eva risuona nella testa di Dante. Nelo Angelo non era altro che Virgil,
il fratello che aveva perduto quel giorno alla sommità della cascata e che da solo nel mondo dei demoni aveva avuto il coraggio di affrontare Mundus, venendo però sconfitto e soggiogato da quest'ultimo. Forse, se non fosse stato ferito nello scontro col fratello, Virgil avrebbe avuto anche la forza di battere Mundus, ma le cose sono andate diversamente. Unendo l'amuleto di Virgil al suo, Dante risveglia il vero potere della Force Edge, in cui è contenuta l'essenza di Sparda. L'aspetto dell'arma cambia, assumendo la forma di una luna fatta di carne e sangue, allungabile e trasformabile in una falce. È arrivato il momento di andare a trovare Mundus. Una volta entrato negli inferi, Dante trova a terra Trish che supplica aiuto, ma appena le si avvicina viene attaccato da Nightmare, un demone già incontrato in precedenza, il cui potere costringe i suoi avversari a rivivere i propri incubi. Durante il combattimento con il Blob, Trish attacca Dante alle spalle, rivelandosi un'alleata di Mundus. Era infatti suo compito condurlo lì, così che Mundus potesse mandargli contro i suoi sottoposti più forti, Phantom, Griffon, Nelo Angelo, Nightmare e la stessa Trish, con l'unico scopo di uccidere il figlio di Sparda. Ciò nonostante, lo scontro volge a favore del mezzodemone, il quale subito dopo si ritrova a salvare la vita di Trish messa in pericolo da un masso che stava per crollarle addosso. Il motivo di questa scelta non è altro che la straordinaria somiglianza di Trish con Eva, e ciò rappresenta anche l'unico collegamento che ha con lei, in quanto, essendo un essere demoniaco, non possiede un'anima. Arrabbiato, Dante arriva finalmente al cospetto della statua gigante di Mundus. Nonostante si trovi in un regno demoniaco, sia la figura di Mundus stesso che l'intera stanza in cui è situato possiedono un'atmosfera quasi angelica. Dopo un rapido scambio di battute, il nemico mostra Dante e Trish appesa al muro, come se fosse tenuta in ostaggio. Eppure è facile constatare che così non è, dato che le manette cui è appesa sono visibilmente aperte. A quanto pare Trish sta ancora obbedendo al re dei demoni, il quale comincia a colpire Dante minacciando di uccidere la ragazza qualora lui reagisca. Dante non può fare nulla, veder morire Trish, così identica ad Eva, sarebbe come veder morire sua madre due volte. Facendosi beffe del suo nemico, Mundus attacca ancora il figlio di Sparda, stavolta con l'intento di ucciderlo, ma Trish decide di ribellarsi ai piani del suo padrone, subendo il colpo mortale al posto suo. Trish! No! Useless scum! Una grande rabbia assale Dante, adesso in grado di usare appieno il potere di Sparda. I suoi occhi emanano la stessa luce di suo padre esattamente 2000 anni prima. Mundus rivela il suo vero aspetto e apre un portale che porta i due nello spazio, o ciò che sembra esserlo. È tempo dello scontro finale, ma prima di iniziare, Dante fa una domanda al suo avversario. Gli chiede per quale motivo fece uccidere sua madre, e il demone gli risponde che lo fece per vendetta nei confronti di Sparta, ma anche perché in fondo non considerava importante la vita degli esseri umani, dato che egli può creare esseri viventi dal nulla, proprio come ha fatto con Trish. Ha inizio quindi il duello tra il re dei demoni e il figlio di Sparda. Dante ha totalmente assunto l'aspetto di suo padre. Lo scontro spaziale è senza esclusione di colpi, una lotta ben diversa da qualsiasi altra battaglia presente in Devil May Cry. Vi sono raggi energetici, barriere e trasformazioni in semidraghi. Lo scontro prosegue in una zona montuosa piena di lava. Dante risponde ai colpi di Mundus con grande abilità e grazie alla sua forza e al suo odio, dopo un estenuante combattimento, il mezzodemone riesce finalmente a sconfiggere il re dell'inferno. Dante si ritrova nella sala del trono di Mundus, con quest'ultimo assente. Il corpo freddo di Trish sul bianco pavimento riporta il protagonista al suo 8° compleanno, al giorno in cui la sua vita venne rovinata, suo fratello Virgil disperso e sua madre Eva uccisa davanti ai suoi occhi. Queste parole echeggiano per la sala vuota mentre vediamo Dante piangere per lei. Nonostante questo dolore, egli deve andarsene prima che tutto collassi a causa della mancanza del potere di Mundus. Depone l'amuleto completo di sua madre e la spada di suo padre per sigillarli lì insieme a Trish. Dopodiché, fugge tornando nel mondo umano a Mollet Island. Sfortunatamente anche il castello sta per venire distrutto e Dante precipita nelle sue profondità. Improvvisamente nei sotterranei compare di nuovo Mundus, che con le ultime forze rimastegli apre un portale dell'inferno e inizia ad avanzare furioso verso il protagonista. Dante comincia quindi a sparargli mentre indietreggia lentamente. Senza la spada di Sparda non è in grado di rispedire Mundus all'inferno, se non fosse che dal nulla spunta Trish, la quale infonde nel mezzodemone il suo potere, permettendo a Dante di sparare il colpo decisivo per respingere Mundus. Jackpot. Le lacrime sul volto di Trish fanno cambiare idea al cacciatore di demoni. Trish è più umana che demone, come lui. These tears
Tears are a gift only humans have. Sembra tutto perduto, e la morte potrebbe prenderli da un momento all'altro, quando dal soffitto cade un vecchio aereo esposto in una delle aree del castello. Grazie a quel mezzo di fortuna, i due percorrono un tunnel che si dirama dalle profondità fino all'esterno, permettendo loro di fuggire da quel che rimane dell'isola di Mollet. La scena finale mostra Dante e Trish divenuti colleghi dell'agenzia, rinominata Devil Never Cry, proprio per un motivo. I demoni non piangono, e versare lacrime è un diritto riservato solo agli umani. La vita di Dante continua tra un lavoro e l'altro. Viene introdotto il personaggio di Morrison, colui che commissionerà al figlio di Sparda gran parte dei contratti di lavoro, mentre Trish si allontana dall'agenzia per lavorare come cacciatrice di demoni freelance e facendo visita a Dante di tanto in tanto. Probabilmente proprio a causa di questo allontanamento, l'attività riprende il suo nome originale, Devil May Cry. La serie animata di Devil May Cry è composta da 12 puntate, ognuna con eventi totalmente scollegati tra loro. Tuttavia è presente una trama che vede l'inizio nel primo episodio per poi riprendere e terminare direttamente negli ultimi due. Senza scendere nei dettagli, il mio intento è quello di riassumere gli eventi più significativi dell'anime, i quali ovviamente si racchiudono nel finale. La città di Dante è sotto assedio da un gigantesco demone chiamato Abigail, un demone così potente che in passato aveva sfidato Mundus in persona per il controllo del regno demoniaco. Nonostante il suo fallimento, questo evento indica comunque quanto potesse essere potente un demone del genere. Abigail è in grado di aprire piccoli varchi nel mondo demoniaco, permettendo ad altri demoni minori di unirsi all'invasione. Lady e Trish, conosciutesi dopo che la prima venne ingannata per uccidere la seconda, possono soltanto occuparsi di questi demoni minori, dal momento che Abigail è troppo potente. Dante invece si trova nel mondo demoniaco con Patty, una bambina legata al mezzodemone, dopo che quest'ultimo la salvò da alcuni demoni intenzionati a farle del male. Patty si trova davanti a un sentiero strettissimo, dal quale è facile cadere nell'oblio sottostante, mentre Dante è crocifisso dall'altra parte di questo sentiero, con la sua fidata Rebellion conficcata nel cuore, apparentemente morto. Seguendo quel piccolo e pericoloso sentiero, Patty riesce a raggiungere Dante e a rimuovergli la spada dal cuore. Immediatamente si ritrovano entrambi nel mondo umano, dove Dante riprende i suoi sensi e si dirige ad affrontare Abigail. Dopo un arduo duello, il figlio di Sparda ne esce vittorioso. Consumata tutta la sua potenza, Abigail si riduce ad un semplice demone dall'aspetto umanoide, molto debole. Costui è Sid, un essere demoniaco minore che per tutto l'anime ha collezionato oggetti e reliquie demoniache per evocare il potere di Abigail e realizzare il suo sogno, abbandonare quella pietosa situazione demoniaca in cui tutto e tutti lo disprezzavano, trattandolo come fosse immondizia. Del resto tale è la legge demoniaca, e Sid lo sapeva, ma ha comunque fatto di tutto per cambiare le cose, e per poco non vi riuscì. Al che Dante lo uccide, pronunciando quell'unica parola che contraddistingue la fine di ogni scontro significativo. And jackpot. Passano gli anni e passano gli incarichi. Trish è di nuovo al fianco di Dante nella gestione dell'agenzia, e Lady continua a far loro visita di tanto in tanto, principalmente per motivi di lavoro. Ed è proprio per questo motivo che un giorno Lady fa visita all'agenzia per parlare a Dante della città di Fortuna, dove a quanto pare si è insediata una setta di nome l'Ordine della Spada, la quale venera il demone Sparda come una vera e propria divinità. Una leggenda di Fortuna narra che Sparda, nel periodo in cui era nel mondo degli umani, sia stato uno dei signori feudali della città, e di conseguenza la gente cominciò a venerarlo. L'ordine, tuttavia, aveva iniziato a catturare demoni e a raccogliere armi demoniache apparentemente senza motivo, cosa che per l'appunto aveva preoccupato Lady. Dante e Trish acconsentono quindi ad indagare su questa setta, ognuno a modo suo. Trish assume l'identità di Gloria, infiltrandosi nell'ordine come una nuova adepta e facendosi accettare donando l'antica spada di Sparda. Dante invece sceglie un approccio un po' più diretto. Dante sfonda la vetrata e senza esitare spara a Sanctus, l'alto prete a capo dell'Ordine della Spada. All'interno del teatro vi è anche Nero, il protagonista di questo capitolo, presente alla cerimonia per via di Kyrie, la ragazza di cui si è invaghito. Nel teatro esplode il caos, la folla è nel panico e le guardie dell'Ordine attaccano immediatamente Dante, ma queste vengono respinte senza problemi. A quel punto, per timore che Kyrie fosse in pericolo, Nero si scontra con l'aggressore in rosso, sfoderando entrambi delle abilità fuori dal comune.
Durante lo scontro, Nero acquisisce la piena potenza del suo braccio demoniaco, il Devilbringer, ottenuto dopo essersi scontrato con dei demoni che avevano attaccato lui e Kyrie in precedenza. Considerandolo una maledizione, Nero aveva preferito coprirlo facendo finta di avere il braccio rotto. Grazie al Devilbringer, Nero arriva persino ad impalare il figlio di Sparda, il quale rimane affascinato dalle sue capacità. Il giovane non ha idea di chi sia il suo avversario, eppure i due si erano già incontrati, solo che Nero non se n'era accorto. Nelle scene di apertura vediamo il ragazzo che affronta un'orda di demoni, ormai sempre più presenti nella città di Fortuna per via delle azioni dell'ordine, ed è proprio in pochi e impercettibili frame che possiamo notare Dante, immobile, mentre osserva quel giovane che senza problemi sconfigge decine di avversari con un braccio solo. Dante aveva fin da subito capito che i membri dell'ordine, soprattutto quelli più in alto nella scala gerarchica, sono più vicini allo status demoniaco che umano. Ma combattendo con Nero, si era accorto quanto quest'ultimo fosse particolare, e prima di andarsene gli dà una dritta, mostrandogli la prova che l'ordine è contaminato da demoni. Dopodiché lo lascia al saluto di Adios, kid! Mentre centinaia di demoni si riversano in città, Nero viene incaricato da Credo di dare la caccia a Dante. Credo è il leader dei Cavalieri dell'Ordine e ricopre un ruolo importante nella setta. Inoltre, è il fratello di Kyrie. Comincia quindi l'avventura del ragazzo, che durante il suo percorso scopre sempre di più quanto l'Ordine della Spada sia ormai corrotto dal potere demoniaco. Al tempo stesso, Dante si mette alla ricerca della spada di suo fratello Virgil, Yamato, attualmente spezzata in due e in possesso dell'Ordine, situata nelle profondità del Castello di Fortuna, precisamente all'interno del laboratorio di ricerca di Agnus, lo scienziato della setta. Il destino però conduce per primo Nero dinanzi alla spada, ed è in quel momento che il ragazzo ne entra in possesso. Dopo essere stato sopraffatto da diversi cavalieri bianchi, Nero attrae a sé la Yamato, completamente intatta, e sprigiona un'onda di energia che lo libera dai demoni che lo tenevano in trappola. Il giovane avanza barcollando con gli occhi pregni di energia. Dietro di lui vi è una sorta di spirito che ricorda vagamente Nelo Angelo, con alcuni tratti della forma demoniaca di Virgil. Il potere che Nero ha acquisito è immenso, e c'è un motivo se è stato lui l'unico in grado di riparare Yamato. Dante viene a sapere dell'accaduto e rintraccia subito il giovane Nero per riprendersi la spada. Una volta incontrati, lo scontro tra i due è inevitabile. Dante è così veloce che persino con i poteri appena acquisiti Nero fatica a colpirlo. Infatti, nonostante la bravura del ragazzo, è Dante a vincere lo scontro. What's the matter? Why the glare? You look as if you've just been playing me from the beginning. Tuttavia il figlio di Sparda acconsente a lasciare la katana demoniaca nelle mani di Nero, almeno per il momento. È dopo l'estenuante scontro con Credo che Nero scopre definitivamente la verità dietro questa assurda setta. L'alto prete Sanctus, che nel frattempo è stato fatto resuscitare tramite l'infusione dell'anima di un demone, è l'artefice dei disordini nella città di Fortuna, dei demoni che ha combattuto per tutto il tempo e per le trasformazioni demoniache di tutti i membri dell'ordine, compresi Agnus e Credo. Quest'ultimo però si ribella all'ordine nel momento in cui sua sorella Kyrie viene rapita. Sanctus, così come l'intero ordine della spada, vuole trascendere l'umanità diventando un demone, e di fatto lo diventa effettivamente quando viene resuscitato. Egli ha fatto rubare armi demoniache, compresa Yamato, di cui ha sfruttato il potere per aprire più portali dell'inferno e sequestrare numerosi demoni, così da sperimentare su di loro e creare il proprio esercito personale. I Cavalieri Bianchi ne sono un esempio, il loro aspetto li fa sembrare degli angeli, ma non sono altro che armature vuote controllate dal potere demoniaco. A questo punto Nero si appresta ad affrontare Sanctus, arrivando anche a sconfiggerlo in un primo momento, persino quando quest'ultimo prende possesso del Salvatore, un'enorme statua con le fattezze di Sparda. Tuttavia Sanctus ottiene la vittoria usando codardamente Kyrie come scudo umano. Persino Credo interviene in aiuto del protagonista, ma Sanctus lo elimina senza problemi. Per raggiungere la massima potenza, il Salvatore, o Savior, ha bisogno dell'essenza di Sparda, e inizialmente l'intento di Sanctus era quello di utilizzare Dante come core all'interno della statua. Tuttavia Nero si è rivelato un perfetto sostituto grazie al sangue di Sparda che scorre nel Devilbringer, rivelando che in sostanza egli è un discendente dell'antico demone leggendario. Dante arriva insieme a Trish proprio nel momento in cui la statua inizia ad assorbire Nero, sfoggiando ancora una volta il suo atteggiamento strafottente e dannatamente fastidioso. You giving up so soon? My options are limited. So melodramatic. Besides, if you die without giving my sword back, I'm gonna be pissed.
La risposta di Nero prima di venire inghiottito è emblematica. Then come and get it. What a punk. Sanctus usa quindi Nero per trascendere ulteriormente la sua forma ed ottenere il potere del leggendario Cavaliere Oscuro, dopodiché si dirige verso il centro abitato di Fortuna, totalmente assediato dai demoni. Da qui in poi, Dante torna al centro della scena prendendo il controllo della situazione. Dopo aver sentito le ultime parole di Crido, che chiedeva di salvare sua sorella, il mezzodemone percorre a ritroso l'intero percorso di Nero per tornare al centro di Fortuna. Sulla strada Dante termina tutto ciò che il giovane aveva lasciato incompleto, affrontando ed uccidendo ogni singolo boss con cui il ragazzino aveva precedentemente duellato. Il bello di Dante è che gli riesce dannatamente facile, non ha paura di nulla, elimina ogni avversario con stile ostentando continuamente la sua devozione al combattimento. Dante ama mettersi alla prova, affrontando ostacoli sempre più grandi, sicuro al 100% di poter sconfiggere tutto e tutti. Dopo essere entrato in possesso di diverse armi, Dante riesce a prendere la Yamato e ad utilizzarla per chiudere tutti i portali demoniaci di Fortuna, i quali Sanctus stava sfruttando per mettersi in mostra sterminando demoni con il suo esercito e i suoi nuovi poteri. Dopo aver distrutto numerosi portali, Dante arriva al cospetto del Savior, comandato da Sanctus. Lo scontro avviene tra le nuvole, dove il cacciatore di demoni sfrutta alcune piattaforme che levitano attorno alla statua. Distruggendo le gemme sul corpo del Savior, Dante riesce a far arrivare Yamato a Nero, imprigionato in ciò che sembra il cuore della statua vivente. Time to wake up, kid. You're missing out on all the fun. Liberandolo e portandolo allo scontro finale contro Sanctus, il quale, come Arkham anni prima, non riesce a controllare il potere di Sparda e finisce per venirne sconfitto. Dante e Nero si ritrovano fuori, Kiri è salva, la statua non si muove più e tutto sembra finito. Almeno finché questa non ricomincia a muoversi, costringendo Nero ad utilizzare il suo braccio per sfondarle la testa una volta per tutte. Alla fine il giovane fa per restituire Yamato a Dante, ma questi gli dice di tenerla, sicuro di lasciarla in buone mani. Keep it. What? I thought this meant a lot to you. Mentre Dante si allontana, Nero gli chiede se si sarebbero rivisti. We meet again? Durante questo capitolo, Dante ha sviluppato con Nero un rapporto di rispetto e fiducia, che di fatto ha garantito al giovane la custodia della Yamato. Ma dietro a questo c'è anche una spiegazione ben più sensata. Nero è il figlio di Virgil. Ciò viene confermato nell'artbook di Devil May Cry 3142. Di conseguenza Nero è nipote di Dante, e pare che quest'ultimo lo sappia perfettamente. Dopotutto, Dante stesso dice a Nero che la spada deve restare in famiglia. E infatti così avviene. Non sappiamo come mai Virgil abbia deciso di fare un figlio con un'umana, rendendo Nero demone per un quarto, ma in futuro probabilmente si avranno notizie di questa unione, magari in Devil May Cry 5. Il secondo capitolo della saga di Devil May Cry è l'ultimo nella sua cronologia, ed è quello che risente più di tutti del cambio di direttore esecutivo, da Hideki Kamiya a Hideaki Itsuno, e per buona parte della sua produzione il posto era rimasto vacante. Questo ha probabilmente influito sulla realizzazione del gioco e sulla caratterizzazione dello stesso Dante, discostandosi molto dai capitoli precedenti. Da un lato vediamo un Dante più maturo, magari perché sono passati diversi anni dagli avvenimenti precedenti. Dall'altro abbiamo un personaggio silenzioso, cupo, non sembra neanche lui. Le battute e la spacconeria che lo hanno delineato per gran parte della saga non ci sono più. Egli parla a malapena e sembra persino non godere più della sua ragione di vita, ovvero uccidere demoni. Ciò nonostante il figlio di Sparda riprende il ruolo di protagonista nelle vicende del gioco, ma dividerà la storia con Lucia, una ragazza dai capelli rosso fuoco che avrà la sua campagna personalizzata. Tutto inizia con Lucia che legge un documento in un museo e viene aiutata da Dante per combattere dei demoni alati venuti per rubare una moneta, la stessa che Lucia voleva recuperare. La ragazza invita Dante a raggiungere Dumery Island, dove conosce Mathieu, la madre di Lucia, una donna anziana che molti anni prima combatté al fianco di Sparda. Ella fa parte del clan di Vie de Marly, il Protettorato, un clan di guerrieri umani che aveva affiancato Sparda in battaglie passate. Da lei, Dante viene a sapere di Arius, l'ennesimo umano dalle manie di grandezza che vuole il potere demoniaco per sé, utilizzando degli oggetti chiamati Arcana, attraverso i quali è possibile liberare il potere di Argosax. Secoli dopo la ribellione di Sparda e la sconfitta di Mundus, questo dio demone regnò nell'inferno sconfiggendo quasi tutti i demoni del reame. L'unico capace di resistergli fu proprio il leggendario Cavaliere Oscuro,
ma questi dovette farsi aiutare dal protettorato per sigillarlo. Matie chiede quindi a Dante di uccidere Arius. In risposta, lui lancia una moneta e accetta l'incarico. Looks like it's your lucky day. Dante e Lucia raccolgono quindi tutti gli arcana necessari per il rituale, ma Lucia decide di andare a combattere Arius da sola, scoprendo di essere una sua creazione e finendo sua prigioniera. A quel punto, sotto richiesta di Matie, Dante va a salvare Lucia, portando con sé gli arcana, che dopo aver ceduto ad Arius, ingaggia un duello con quest'ultimo. Dante può sconfiggere facilmente il suo avversario, ma questi, per fuggire, costringe il mezzodemone a salvare la ragazza da un suo potente attacco. Lucia è vittima dei sensi di colpa per aver portato Dante a consegnare gli arcana in cambio della sua vita, ma il cacciatore di demoni è fiducioso che tutto andrà bene e parte nuovamente verso il luogo dove si trova Arius, il quale sta compiendo il rituale con cui rimuovere il sigillo di Argosax. Sfortunatamente per lui, il rituale finisce male, dal momento che Dante aveva sostituito la medaglia arcana necessaria per il rito con la sua moneta. I due combattono e Dante vince. Arius si dispera sul suo sogno di diventare re del mondo, ormai irraggiungibile. Here's your crown. Dante e Lucia si ritrovano per strada e lei chiede al mezzodemone di ucciderla. Ella non è altro che un demone creato da Arius, una delle tante segretarie di cui egli si circondava, ma essendo difettosa, in quanto l'unica ad aver sviluppato una coscienza, venne gettata via permettendo a Matie di trovarla ed accoglierla per trattarla come fosse sua figlia. Neanche il tempo di rispondere che improvvisamente gli effetti del rituale si fanno sentire. Nonostante la componente mancante, il rito sembra aver avuto successo. Lucia vuole attraversare il portale per combattere qualsiasi cosa ci sia dall'altra parte, versando una lacrima e dicendo che lei è sacrificabile. I demoni non piangono, dice Dante, per poi proporre di lasciar decidere al fato. Testa va a Dante, croce va a Lucia. Esce testa, esattamente come in tutti i lanci precedenti. E Dante attraversa il portale lasciando la moneta, la quale successivamente Lucia scoprirà essere una moneta truccata, con entrambi i lati uguali. Oltre il portale Dante si ritrova per l'ennesima volta nel reame demoniaco, dinanzi ad un enorme blob formato dai demoni sconfitti dal figlio di Sparda, compresi Phantom e Griffon combattuti nel castello di Mollet Island. Questo è Argosax, o una sua forma incompleta. A quanto pare la moneta di Dante non ha interrotto il rituale, ma ha comunque reso Argosax deforme. Distrutto questo abominio, il nemico sembra raggiungere la sua forma finale, rivelandosi una creatura umanoide fatta di fiamme, la quale attacca Dante senza pietà con spade, raggi energetici e fruste. Ma alla fine, Argosax vede la sua morte per mano del cacciatore di demoni. Argosax è sconfitto e il portale per il mondo umano è ormai scomparso. A Dante non rimane quindi che salire in sella alla sua moto e dirigersi dritto verso le profondità infernali, deciso e senza paura, come sempre. Let's go all the way to hell. Lucia invece la ritroviamo al Devil May Cry. Non sappiamo quanto tempo sia passato, tuttavia la ragazza rimugina sulle parole di Matie riguardo al fatto che Sparda alla fine tornò dall'inferno, ma tali pensieri non troveranno una conclusione, poiché interrotti dal rombo di una moto. E così termina la storia di Dante e di Devil May Cry fino ad ora, in attesa del quinto capitolo. A questo punto è doveroso soffermarsi un po' sulla personalità di Dante, il cui carattere risulta altalenante durante tutta la saga. Se da un lato questo suo aspetto può dipendere da una caratterizzazione poco definita in determinati capitoli, come Devil May Cry 2 o la serie animata, dall'altro potrebbe esserci un motivo che affonda le radici nell'animo del figlio di Sparda. Nel prequel Dante si dimostra uno spaccone, strafottente ed arrogante. La giovane età e la consapevolezza di essere estremamente forte lo ha portato a non curarsi di null'altro che il suo divertimento, consistente principalmente nell'affrontare i demoni. Cambierà quando Lady gli farà capire che la sua famiglia lo ha caricato di responsabilità e che non può scappare da esse. Più Dante si scontra con Virgil e più capisce quanto egli tenga a lui, e sul finale scoprirà che anche suo fratello in realtà ha a cuore la sua incolumità, in quanto prima di buttarsi dalla cascata, Virgil intima a Dante di andarsene, qualora non volesse rimanere imprigionato anche lui nell'inferno. In Devil May Cry 1 egli è ancora sicuro di sé e sfacciato, ma gli eventi della sua precedente avventura lo hanno portato ad essere molto serio quando la situazione lo richiede. Rivedere qualcuno così somigliante a sua madre, la cui morte lo perseguiterà per sempre, gli farà rivivere un trauma passato, avvicinandolo alla demone bionda con la quale sviluppa un forte legame di amicizia e fiducia.
Nell'anime il suo carattere viene quasi stravolto. Per tutta la durata della serie, Dante ha un atteggiamento fin troppo serio, capace di scherzare ma mai di ridere, e sembra trattare tutti come se fossero una seccatura. Gli unici momenti in cui riaffiora la sua indole avvengono quando egli ha la possibilità di combattere ed uccidere demoni, da sempre definita come la cosa per cui vive. Tuttavia, durante i titoli di coda vediamo un Dante seduto sulla scrivania che beve Jack Daniels, mentre una musica triste e lenta accompagna le immagini. Ha uno sguardo triste, mentre i frame di Lady, Trish e Patty piano piano sfumano scomparendo. Questa sorta di tristezza intrinseca può essere dovuta a vari fattori, forse per via della sua famiglia a pezzi, chi morto e chi scomparso, o magari a causa della sua paura di venire corrotto dalla sete di potere come successe a suo fratello Virgil. Da un lato egli ama combattere i demoni, dall'altro potrebbe temere che un giorno la sua frenesia possa condurlo ad uccidere degli umani. I'm absolutely crazy about it! Ed è importante far notare la concezione che Dante possiede riguardo agli uomini. Egli è sempre rimasto molto legato al suo lato umano, e per lui fare del male ad un mortale sarebbe un atto orripilante, che lo renderebbe un demone identico agli altri. Inoltre c'è da dire che dalla fine di Devil May Cry 3, il figlio di Sparda comincia a fare pace con l'idea che ha di suo padre, smettendo di incolparlo per la morte di sua madre, la donna a cui tiene di più al mondo. Senza alcun apparente motivo, in Devil May Cry 4 Dante riprende la spacconeria che tanto lo caratterizzava, rendendolo quasi irriconoscibile dal Dante dell'anime. Forse il ritorno di Trish nell'agenzia ha risollevato l'umore del mezzo demone, chi lo sa. Infine, come abbiamo già accennato e constatato, in Devil May Cry 2 Dante non sembra neanche lui. Questo bipolarismo è senz'altro dovuto ad un design caratteriale che voleva mettere in gioco un Dante stoico e composto, dagli atteggiamenti tenebrosi e misteriosi, ma il figlio di Sparda non è così, e nella sua storia abbiamo potuto constatarlo più volte. Per concludere, vediamo velocemente un po' di curiosità. L'aspetto e l'attitudine di Dante sono fortemente ispirati al protagonista di Space Cowboy, Cobra. Nel suo concept, Camilla aveva sottolineato dei punti chiave per lo sviluppo di Dante. Egli doveva avere a tutti i costi la giacca lunga per essere appariscente, un atteggiamento alquanto British, ovvero spiritoso ma corretto nei duelli, e soprattutto non doveva fumare, perché per lui Dante era troppo fico per fumare. Non è una sorpresa che Dante abbia preso il suo nome dal noto poeta fiorentino Dante Alighieri, ma anche la sua Divina Commedia è stata fonte di ispirazione per l'intera saga. Quando Dante venne creato si stava lavorando alla realizzazione di un nuovo personaggio di Resident Evil, precisamente a colui che sarebbe dovuto diventare il protagonista di Resident Evil 4, ma una volta arrivati ai bozzetti finali, reputarono il personaggio di Dante troppo carismatico, quindi preferirono dargli un gioco tutto suo. Al suo posto venne scelto il ben più noto Leon Scott Kennedy. Il nome che Dante avrebbe dovuto avere era proprio Tony, rendendo quindi il background di Tony Redgrave un omaggio alla sua storia d'origine. Dante ha una passione irrefrenabile, che rasenta la dipendenza, per la pizza e per lo Strawberry Sunday, un tipo di gelato alla fragola che fa il suo bar preferito. La pizza la prende praticamente con qualsiasi cosa, ma detesta le olive, cosa che però trova puntualmente ogni volta. Sono stati scritti due libri con la supervisione di Camilla, e quindi considerati semi-canonici. Tuttavia, a causa delle diverse incongruenze con gli eventi dei videogiochi, ho preferito non considerarli nella storia. Il primo di questi è il volume 1, è ambientato in un periodo antecedente al primo capitolo della saga e vede Dante ricevere la visita di un certo Gilbert, un uomo coperto di bende ed armato di katana, che successivamente si scopre essere Virgil. Il secondo libro, il volume 2, è invece ambientato poco prima di Devil May Cry 2, dove un Dante molto meno taciturno affronta nuovamente Mundus insieme ad un susseguirsi di eventi che ruotano attorno al protagonista. Hideki Kamiya, padre di Devil May Cry, è anche il creatore di Bayonetta, importando in quest'ultimo titolo tanti elementi tipici della saga di Devil May Cry. Oltre al gameplay, infatti, questi due titoli hanno in comune l'intero universo narrativo. Secondo i vari easter egg che è possibile incontrare nei giochi della Platinum Games, gli eventi di Devil May Cry e Bayonetta sembrano avvenire nel medesimo mondo. Alcuni nemici e demoni in Bayonetta sono fin troppo simili, anche per nome, ad alcuni boss comparsi nella saga di Devil May Cry. Ma la cosa più importante a supporto di questa teoria è la descrizione del bracciale del tempo, che narra di una strega straordinariamente potente di nome Eva, che strinse un contratto con un leggendario cavaliere oscuro, e che insieme combatterono l'esercito dell'inferno. E con questo chiudo qui, ragazzi. Mi auguro il video non presenti alcun errore a livello di trama. Senz'altro ci sarebbe ancora molto da dire riguardo l'universo di Devil May Cry, sia sui suoi personaggi che sulle curiosità che gli ruotano attorno. Tuttavia spero comunque di aver fatto un buon lavoro. Ringrazio ancora Lionblaze per la stesura del testo e per le decine di informazioni che ha condiviso con me riguardo questa saga. Io invito chiunque a condividere il video e a commentare con il proprio parere riguardo questa serie che ha caratterizzato l'infanzia di molti.
Un saluto a tutti da Nero Wolf e grazie come sempre per la compagnia.